nuovo colpo di scena è accaduto nella casetta di amici e riguarda stavolta i due ex fidanzati Gaia e Mida. Ecco cosa è successo. Il famoso talent show, condotto come sempre da Maria De Filippi, ha saputo sin da subito catturare l'attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell'attesa di scoprire tutte le sorprese rivelate ad ogni episodio. Numerosi sono stati i talenti scoperti nel corso degli anni, e che sono diventati oggi dei veri e propri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo. Stavolta, ad attirare l'attenzione, è stata la reazione di Gaia quando si è dovuta separare da Mida. I due si sono infatti lasciati. Gaia va da Mida ma lui la respinge. La reazione. I due ragazzi si sono conosciuti proprio nella scuola di amici e hanno iniziato una bella relazione, che è però di recente volta al termine. La rottura è stata mandata in onda durante il daytime del 29 marzo, quando entrambi hanno sorpreso i fan con la loro decisione. Già qualche tempo fa, il cantante aveva infatti chiesto alla ballerina di prendersi un momento di pausa per poter riflettere sul loro legame amoroso, e la loro storia era quindi stata lasciata in sospeso. Ad un certo punto, Gaia si è però recata nuovamente da Mida e ha ripreso il discorso. Dimmi ora che non provi nulla, ha infatti detto lei. Io non posso dirlo, non posso. Io sento che noi proviamo qualcosa e non posso fare a meno di questo. Nonostante in molti abbiano notato la presenza di un affetto da parte del giovane, lui è apparso irremovibile nella sua scelta. Non posso, ci facciamo del male così, ha infatti spiegato il cantante. Dopo il loro incontro, entrambi sono scoppiati a piangere e Gaia ha trovato conforto nella sua amica Marisol. Lil Jolie ha invece chiesto a Mida se la loro relazione fosse davvero finito, e ha ricevuto una risposta affermativa da parte del cantante. Nel frattempo, la ballerina Gaia è alle prese con il suo guanto di sfida ed è per questo in forte agitazione. L'allieva è convinta di essere destinata a perdere, e questa sua ansia l'ha portata a sfogarsi con il suo maestro Raimondo Todaro. Quest'ultimo le ha infatti promesso che avrebbe provato ad annullare il guanto, e adesso non resta che attendere per scoprire cosa succederà davvero durante la prossima puntata del programma.